Gioia o dannazione? Non c'è una via di mezzo per le emozioni che riguardano i calci di rigore. Sono tanti quelli che hanno segnato la vita di calciatori e tifosi. A raccoglierli ci hanno pensato Cristian Vitali e Maurizio Targa, con 11 metri, edito da Senso Inverso Edizioni. 11 metri sono lo spazio che dividono il dischetto dalla porta, dove il pallone deve entrare per decretare il gol. Il penalty è concettualmente una dicotomia continua. Segnarlo oppure no può cambiare l'esito di una gara, il percorso di una squadra, oppure la carriera di un rigorista o di un portiere. Tanti i calciatori passati alla storia per quel rigore. Pensiamo a Fabio Grosso nel Mondiale del 2006, quando decretò la vittoria dell'Italia. Per rimanere in tema azzurro, Roberto Baggio, quando nel 94 quel rigore lo tirò alle stelle. L'immagine della sua disperazione fece il giro del mondo. E ancora oggi è viva nei ricordi dei tifosi azzurri. 60 storie di rigori che sono stati o che potevano essere, 60 protagonisti che sono diventati parte della storia del calcio mondiale. Il racconto segue un filo conduttore che non è quello cronologico, quindi i capitoli hanno vita anche a sé. Ovviamente, leggendo tutto il libro, si colgono sfumature e particolari che aiutano a capire meglio alcune evoluzioni. Si parte proprio da lì, dalla nascita dei calci di rigore, che inizialmente non erano previsti nel neonato calcio, ma poi sono diventati parte integrante, diventandone i protagonisti. Il lavoro dei due autori è molto particolare e approfondito. Sono stati raccolti tutti quei rigori che a livello di nazionali e club sono entrati a far parte della loro epoca. Non manca neanche il lato più sentimentale, visto che il tema dei calci di rigore ha ispirato anche cantautori come Francesco De Gregori nella leva calcistica della classe 68. Non aver paura di sbagliare un calcio di rigore è quasi impossibile. Questo libro svela retroscena e difficoltà da parte di giocatori che quel rigore lo hanno sbagliato oppure non lo hanno voluto tirare. A impreziosire il volume, oltre il grande lavoro di ricerca condotto dai due autori, c'è anche la prefazione di Darwin Pastorin, che si sofferma sul lato più filosofico del gesto tecnico. Il libro è scritto in modo semplice e colloquiale, e la scelta di non utilizzare l'ordine cronologico permette di entrare subito nel vivo dei racconti, confrontando quelli che erano e che sono i propri ricordi con la narrazione della cronaca di quel rigore. Due gli elementi che mi hanno colpito di più e riguardano entrambi il Mondiale USA 1994. Il primo è l'inaugurazione, quando ad aprire la manifestazione fu Diana Ross, incaricata di tirare un calcio di rigore che inaugurava l'inizio dei mondiali. Fortunatamente per lei è una grandissima cantante, perché sui calci di rigore ha avuto qualche problema. Ero piccola, quindi non ricordavo questo episodio, ma mi ha fatto molto sorridere, anche perché è raccontato in un modo molto ironico. L'altro episodio mi sento di definirlo un falso storico, che grazie a Cristian Vitali e Maurizio Targa viene ridefinito con i giusti contorni. Quel rigore che Roberto Baggio fallì in quel mondiale dove l'Italia ebbe anima, ma soprattutto tanta fortuna, non sarebbe stato comunque decisivo. Gli azzurri erano comunque in svantaggio, anche se lo avesse segnato. Certo, il Brasile avrebbe dovuto mettere a segno il rigore del KO, e le storie di calcio sono piene di ribaltamenti. Però purtroppo, per il divin Codino, quel rigore sbagliato annullò nella percezione comune ciò che di buono aveva fatto in quella manifestazione. Ora non vi resta che andare a leggere il libro e scovare il vostro calcio di rigore.